Ragazzi, eccomi con un nuovo video. Oggi vi voglio parlare appunto dei prodotti terminati di questo periodo. Oggi è stata una giornata un po' così, sono un po' la faccia un po' stravolta perché sono andata a fare il ritocco del tatuaggio. Non ve l'ho mai fatto vedere benissimo, lo faccio vedere adesso. Eccolo qui, sto. Il tatuaggio e oggi sono andata a ritoccarlo qui, praticamente ho finito la cornice. L'altra volta, vedete questo alone qua. L'altra volta non l'avevo voluto, invece non so perché. Ecco, vabbè, perché sembrava insomma un gioco di luci, mi sembrava meglio solo da questa parte. Stavolta me lo sono andata a far ritoccare. In più ho fatto un altro tatuaggio, ragazzi, fa male cane. Mamma, poi avete visto è abbastanza rosso. E poi ho fatto un altro tatuaggio dall'altra parte che è questa rosa qui, bellissima ragazzi, mi piace tantissimo, sembra grande ma comunque abbastanza piccolo, non lo so, mi è venuto al momento, bellissimo, sono veramente dei ragazzi bravissimi, non lo so cosa mi è passato in testa, vabbè, bando alle ciance, vi ho fatto vedere anche i tatuaggi. Partiamo subito con i prodotti terminati. Partiamo da un po' di salviette veloci veloci. Ne ho anche un'altra confezione in bagno. Non so se andarla a prendere, la vado a prendere. Eccomi, sono andata a prendere l'altra confezione in bagno. Allora, ho terminato. Queste salviette del Conad mi sono piaciute da morire. Queste ultra delicate con estratti biologici di camomilla e calendula. Iniziamo bene. Poi ho terminato queste Kiko, ho messo questo apribile di nata, ma non c'entra niente, comunque sono quelle Kiko, anche queste molto molto buone, buonissimo, buonissimo profumo. E in più ho finito queste igienizzanti, free azione igienizzante, queste li utilizzo per togliere la sporcizia dalla macchina o le cacche dei piccioni dalla macchina, vabbè. E poi ho finito queste carta veramente igienica. Formula Sensitive della Fria Ottima, queste le uso proprio per quando vado in giro, non per la macchina, sono molto molto buone. Ho terminato dischetti acqua e sapone e dischetti Cotton R, ecco, entrambi buoni, niente da dire, buttiamo in terra che tanto dopo ci pensiamo. Partiamo da capelli. Per i capelli ho terminato questa pacca Parisienne, lacca a fissaggio forte. Il fissaggio era bruttissimo. Ce n'è ancora un pochino, ma non mi funziona più l'erogatore. Vedete? Non funziona più, quindi ce ne sarà un tanto così, proprio un pochettino. Dolore, il tatuaggio. Non fissava un cavolo, non la ricomprerò. Però avevo pagato €1,90. Poi ho terminato questa maschera per i capelli della Omia, maschera capelli biologica all'olio di macadamia. Questa mi era piaciuta tantissimo, io all'inizio la usavo per lo styling, poi mi hanno detto di non usare assolutamente le maschere per lo styling, al massimo di usare la crema a corpo, però vabbè, io non lo so. Infatti alla fine l'avevo utilizzata per districare comunque i capelli dopo lo shampoo, avevo smesso di usarla. Poi ho terminato la mia amatissima maschera di Mater Natura, ottima, c'è un cappello, Mater Natura in pacco rivitalizzante alla passiflora, ottimo. Ho provato in un campioncino quello al semi di girasole, è buonissima. Infatti appunto ieri li ho lavati, ho utilizzato quella maschera, li ha fatti morbidissimi. Allora, ieri avevo i capelli ricci, ossia li avevo mossi. Oggi mi sono svegliata e dietro li avevo così, ragazzi. Questi non sono piastrati, li avevo così. Io dietro i capelli lisci e davanti li ho ricci, mossi. Questi invece stamattina li ho fatti un po' con la piastra per avere insomma una forma un po' più decente. Comunque, vabbè, ottimo, però ora voglio qualcosa di più nutriente e meno allisciante, quindi che me li nutra, che mi tolga il crespo, come quelle di girasole, devo essere sincera, questa me li alliscia troppo, quindi poi io voglio anche il volume e quindi per ora non la ricomprerò.
Poi, sempre per i capelli, questa sempre di Mater Natura, è il fluido modellante per capelli ricci al miele, buonissimo. Questo mi lasciava i capelli morbidi, mi definiva bene il riccio, comunque anche se li avete ondulati, mi è piaciuto tantissimo. Non lo ricompro perché adesso vorrei acquistare sempre di Mater Natura. È uscito una sorta di lozione fluido anti-umidità. Sono curiosissima di provarlo, quindi adesso appena farò un ordine, proverò quello. E poi sempre per i capelli, sì, è l'ultimo prodotto per capelli, ho finito queste Fiale Capelli olio splendente di Splendor. Mi erano piaciute, trattamento nutriente e rivitalizzante. Piaciute, dice perché ideali per capelli deboli, danneggiati e stressati. Mi hanno piaciute molto. Ne facevo una alla settimana, però la dividevo in due, quindi una la utilizzavo 2 volte, facevo per due. E mi erano piaciute in quel periodo, mi erano piaciute molto. Penso che le ricomprerò perché vorrei provarle, però stavolta ad utilizzarle soprattutto qui, insomma, per vedere un po' se si riprendono questa peluria che ho, se diventa un po' più forte, vediamo. Ok, poi per quanto riguarda il viso, ho finito 2 creme idratanti viso. Ho finito questa di Bottega Verde Natural Lift, ma ragazzi, ce l'avevo da tanto tempo, non vedevo l'ora di finirla. Sì, una crema idratante, la utilizzavo di giorno, anche se questa è quella notte, ma non so, una buona crema idratante, ma non, no, sicuramente non la ricomprerò perché prediligo altre creme, tipo questa di Dr. Scheller, buonissima. Questa è quella di Bottega Verde era sì, Natural Lift. Questa è che cos'è? Argan e amaranto. Buonissima. Una crema che appunto che sa, ha questo sentore di limone. Infatti l'argan comunque, il vero argan sa di limone. Non è certo l'argan che si trova nei supermercati, insomma, nei bagnoschiumi. Non è quella profumazione lì, ma l'argan sa di limone. Buonissima. Anti-Wrinkle Care Day, io questa la stavo usando ultimamente anche di giorno e mi è piaciuto anche perché adesso il caldo sta tardando, quindi riesco ancora a utilizzare creme un po' più consistenti anche di giorno. Buonissima, comunque molto molto idratante, ottima comunque per l'inverno. Poi ho terminato sempre per il viso questa Hydra Pro Mask di Kiko all'acido ialuronico. Sì, una buonissima maschera, ma io per le maschere non ho un buon rapporto, non le faccio spesso, le faccio quando mi ricordo, una volta ogni 10 giorni. Comunque non la ricomprerò perché adesso ho quella di Natura Siberica, comunque una buona maschera, mi lasciava la pelle bella, bella morbida. Poi ho finito latte detergente di Anthos, regalatomi da mia cognata, l'ho adorato questo latte detergente. Me lo sono bevuto tutto l'inverno, pensavo che non finiva, non sarebbe mai finito, invece è finito. Con olio di nocciolo, di albicocca, estratti di camomilla e calendula, questo paccozzone da 200 ml. Terminato, ma mi è piaciuto molto, struccava, ammorbidiva la pelle, un buonissimo latte detergente. Anche la confezione non mi è dispiaciuta, ne prendevo un pochino col dito, facevo così e poi passavo il cotone. Poi struccante Bio Occhi Delicato di Provenzali, ottimo. Ragazzi, non ci avrei dato 1 euro per questo struccante, sicuramente lo ricomprerò. Mi è piaciuto tantissimo. C'è scritto senza ri... Ah no, avevo letto senza ri... sciacquo, invece senza profumo. Un goccio di profumo c'è, ma delicatissimo, veramente buono, 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 strucca veramente bene. E poi ho finito quest'olio di Omia, alla mandorla e malva, che è un po' rovinato, un buon olio. Questo lo utilizzavo anche nelle mani, vabbè, nel viso, nel décolleté, così. Mi è piaciuto perché poi si assorbiva tantissimo, cioè si assorbiva bene, non rimaneva unto sulla pelle.
Poi ho finito questo detergente delicato di Hello Baby all'estratto di avena d'agricoltura. Non riesco a sollevare il braccio, ragazzi. Questo non riesco a sollevarlo, uso il destro. La rosa è più delicata rispetto al Bau. Questo è il mio cane, per chi non l'avesse capito, ma è Leonida. Comunque, detergente delicato, questo lo usavo per il bidet. Mi è piaciuto molto, molto delicato. Lo utilizzo anche quando vengono i miei nipotini a casa per le mani. Insomma, uso un detergente più delicato. Come delicato questo, ragazzi, ottimo. Organic Shop alla rosa e pesca. L'ho trovato anche al melograno e all'aloe. Li ho presi entrambi in offerta all'Ocean a 2 euro, 2,90 euro. Così, e poi ve ne parlerò. Vediamo come si comportano. Questo è ottimo, lo utilizzavo anche per il viso. Fantastico. Scusate, la gola secca. Poi ho finito 4 deodoranti. Neutro Robert, fresco, buono. Durava anche abbastanza, zero sali di alluminio. Molto molto buono. Poi ho finito questo di Breeze Allargan 48 ore. Questo lo usavo come profumo al lavoro. Come finivo di lavorare, lo utilizzavo. Buonissimo. Questo non mi reggeva niente. Mi Deoron lo utilizzavo in casa dopo la doccia o prima di andare a nanna. Comunque quando devo stare a casa non reggeva niente, la verità. E poi ho finito questo deodorante di Gianmarco Venturi, l'ho utilizzato come spray per l'ambiente perché a un certo punto mi stava stancando, allora l'ho utilizzato come spray per l'ambiente, è buonissimo. Poi ho terminato col deodorante Infasil, è stato, vabbè, una svista che avevo visto in offerta, ho detto, dai, d'estate mi serve un deodorante più strong, ma credo che non lo prenderò più perché ha sali d'alluminio e anche silicone. Cioè, al primo posto c'è il silicone. Comunque, vabbè. Sì. Poi ho terminato questa acqua profumata di trattamento frizzante, gelsomino e pepe rosa di Akaku. Ottima, buonissima. È una fragranza tipicamente invernale. No, niente, non è rimasta. Mi piace tantissimo. Mia cognata sicuramente la conosce. Poi ho terminato gel d'aloe Equilibra. Troppo liquido, preferisco quello di Omia. Troppo troppo liquido. Ormai ero abituata con quello, vabbè, comunque. Poi, comunque un ottimo prodotto, ragazzi. Ho terminato Sephora Burro Corpo, super nutriente, orribile, un odore chimico orribile e poi non mi idratava, ecco. Poi ho terminato schiuma Baby Bath Foam for Newborns, schiuma da bagno, natura siberica, buona, però era durissimo forse è fatta apposta per i bambini perché non lo schiacciassero, se è per quello allora lo accetto. Poi ho finito crema corpo erboristica olio di argan, l'ho finita proprio ieri questa, buona, ne ho già un'altra di scorta che mi avevano regalato a Natale una mia carissima amica. Niente, buonissima, buonissima profumazione, prima di usarla quella ne devo finire altre. Finita questa crema corpo rimodellante 100% attivi di origine vegetale contro gli insettismi della cellulite. Insomma, una buona crema idratante, molto molto ricca, ma niente di più. Rassodante, dai, faceva la pelle tonica, liscia, liscia, liscia. Ma insomma, cellulite, quella c'è purtroppo ed è sempre lì. Poi ho finito. Dove è andato a finire quello che mi è caduto prima? Boh, vabbè, pazienza, ragazzi. Non lo trovo. Poi ho terminato bagno doccia muschio bianco, doccia crema aromatica. Non mi piace il muschio bianco, preferisco la mirra di questa tipologia, di questa marca. Preferisco la mirra. E poi ho finito cremina 3 rosa di Erbolario, ottima, buonissima, la mia preferita di Erbolario. Passiamo alle varie ed eventuali, tra cui due dentifrici. Bio Repair è il mio preferito,
lo ricompro sempre quando è in offerta. Equilibra, ho smesso di acquistare prodotti Equilibra da quando si è unita la Unilever o Unilever, come si pronuncia, marca, la grande azienda, come, che ha, con sé la Dove, la Calvel, ha 250.000 marche, non doveva rimanere quello che era. Si è unita a questa grande potenza industriale monomarca, non mi piace, via. Mi dispiace Equilibra. Poi ho finito due creme mani, Erbolario crema mani al limone, buonissima ragazzi, questa è ottima, idrata e lascia una profumazione fantastica. Ecco, Dalite De Vigne crema mani. Poi ho finito dopo anni questo burro di karité di Bottega Verde, ottimo, io l'ho utilizzato per ogni cosa, ce l'ho fatta, alla fine sono riuscita a utilizzarlo. Quando ho iniziato ad utilizzarlo per i piedi, però l'ho utilizzato solo per i piedi, non state tranquilli che poi non lo utilizzavo per altro. Ottimo comunque, mi è piaciuto tantissimo, non lo ricomprerò perché sono prodotti che durano anni, quindi. Anche se era piccolino, però insomma non lo ricomprerò perché ho altre cremine da smaltire. Poi mini bagno doccia di Ecos, buono, questo era l'eucalipto, buono, una fragranza fresca per l'estate. Poi ho finito qualche campioncino, vi faccio vedere quelli che mi ricordo, quelli che non mi ricordo non ve li faccio vedere. Ho finito questa crema Dr. Scheller, crema ricca ai semi di chia, dovrebbe essere tistolo in chia. Allora, questa crema l'ho utilizzata a febbraio quando avevo fatto il tatuaggio, appunto, essendo molto molto ricca, l'avevo messa appunto nel tatuaggio, mi era piaciuta. Questa è di Dr. Scheller. In viso no, perché era troppo grassa. E poi ho finito, buonissimo questo, Premier Cru, la crema viso, è la stessa marca della, la stessa, come dire, linea dell'olio viso, buonissima, quello che io ho, ottimo. Una crema buonissima che costa, credo, sui 100 euro, ma quando sarò ricca, chissà. Poi ho adorato questa maschera nutriente riparatrice di Biocap. Buonissima, confitto cheratina di riso e ceramidi vegetali. Ci potrei fare anche un pensierino. Ho provato ieri sia lo shampoo che il balsamo e dopo ho messo la maschera, quella di Maternatura. Anche il balsamo me li ha lasciati molto molto morbidi. Però devo stare attenta perché essendo anche quello molto districante può togliermi quel poco volume che ho. Quindi devo stare attenta. Comunque ottimi prodotti. Poi ho terminato l'ennesima matita Nabla per sopracciglia. Sto anche per terminare l'altra, devo già correre i ripari. Questa è la Neptune. Io prendo Neptune, sì. Vi do la conferma. Sì, Neptune. Ottima, ragazzi. Poi ho terminato questo mini mascara volume Extra Black di Bottega Verde. Una buon mascara. Però così mini taglia, vabbè, è durato abbastanza poco. Poi ho terminato due burro cacao. Questo di Alchemilla. Nocciotella, buonissimo, sapeva di nocciola. E poi questo di puro bio, non l'avevo terminato, ma ce l'avevo da 1000 anni, ragazzi. È talmente duro che ormai non funge più. Comunque, ottimo, ragazzi. Questo blush fard di Makeup Revolution che è in condizioni pietose, ce l'ho molti anni. Non è più il caso di metterlo in viso. Ragazzi, questi erano i prodotti terminati di questo periodo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi avete terminato alcune di queste cose. Fatemi sapere cosa ne pensate della mia nuova rosa, del mio tatuaggio cucciolone Bau. Vi mando un bacio, alla prossima. Ciao.